Sindaco Alessandrini, due giorni di piogge abbondanti hanno creato dei danni importanti in tutta Pescara. La natura sovente mostra il suo volto, diciamo, ribelle, e questi due giorni di piogge battenti hanno presentato un conto per la comunità di 350.000 euro. Questo ammonta ad una prima stima il numero dei danni causati dal maltempo. Naturalmente noi siamo all'opera per iniziare a sistemare, a cominciare dai manti stradali che presentano forti criticità. E poi il problema annoso degli allagamenti, che da un lato certo dipende dal volume delle precipitazioni, dalle scellerate politiche urbanistiche che si sono succedute in 30 anni con un territorio con un'altissima densità demografica, ma anche l'esigenza, e su questo stiamo lavorando, di fare manutenzione in ordine a ciò che c'è sotto il suolo. Sono in corso dei lavori, ovviamente ci vuole tempo, noi siamo fiduciosi che in 3 mesi, e questo specie per quanto attiene alla zona sud della città di Pescara, si possa definire questa autostrada sotterranea lungo la quale far defluire la furia delle acque. E poi in questi giorni anche tante proteste, manifestazioni da parte di commercianti e cittadini, appunto, per la questione allagamenti. Lei come ha raccolto queste proteste? Io penso che torni sempre di attualità: piove, governo ladro. Io sono il sindaco pro tempore e dunque in questo senso accolgo come parte del mestiere le critiche della cittadinanza. Ma oltre a questo io penso che si debba lavorare, si debba farlo con la consapevolezza che la bacchetta magica non ce l'ha nessuno, però c'è l'impegno e la programmazione, perché è indispensabile garantire appunto un sistema di deflusso delle acque che sia più efficace, anche per in qualche modo combattere proprio certi dati della natura che talvolta, come è accaduto in questi 2 giorni, mostra il suo volto più duro.